Allora, in questo video volevo parlare un po' più approfonditamente di ciò che riguarda i solari. Allora, l'ultimo video che ho fatto sulla cura della pelle, ho notato che ho ricevuto tantissimi messaggi per ciò che riguarda la protezione, creme particolari. Quindi ho deciso di fare dei video di approfondimento su determinati argomenti. In questo video volevo parlare dei solari, della protezione solare. Una cosa che mi viene chiesta spesso, io ho parlato di alcuni ingredienti che resistono quando appunto esposti alla luce del sole, che non sono fotosensibili. Fatemi dire sempre che io non sono una dermatologa, assolutamente, mi raccomando, sono una persona alla quale piace leggere, che ama moltissimo proteggere la pelle e non esco con lo scafandro, però mi proteggo la mia pelle al sole. Quindi, detto questo, diciamo subito, i due ingredienti, veramente sono tre. Il terzo me lo dimentico sempre, comincia con la A, me lo dimentico sempre. Comunque, vi dico i due. Il primo è Elioplex, lo vedete? Elioplex, che è un trademark della Neutrogena. L'altro invece è nei prodotti de L'Oréal. Vediamo se lo trovo. Eccolo, il Mexoril, lo vedete qui sotto? Ecco, Mexoril. Allora, questo prodotto infatti è un prodotto italiano, vedete? C'è scritto attiva antirughe e macchie solari, e questo è il 50, protezione 50 UVB, UVA, mi raccomando, UVB sono quelli che bruciano, UVA sono quelli che vanno in profondità e fanno venire le rughe, detto così alla spicciola. Poi cosa, e questo vedete, questo è fantastico perché viso, décolleté e mani. Come dico sempre, sono le zone dove veramente l'età di una donna si può vedere, e purtroppo non c'è, ci saranno alcuni casi, ma non c'è chirurgia estetica che veramente possa migliorare, soprattutto il collo. E fatemi dire una cosa, l'altro giorno, a proposito mi ha fatto impressione, sono andata ad un Women Expo dove c'erano compagnie di bellezza e c'era un chirurgo estetico dove mi sono fermata, non perché mi voglio fare un lifting, anche se magari sarebbe necessario, però perché sono sempre stata interessata ai fillers, magari ne parlerò più in là, fillers tipo Restylane, questi per il futuro, no? Perché non penso che mi farei mai tagliare il viso, però Botox e queste cose mi incuriosiscono, quindi mi sono fermata, ho iniziato a parlare con questo chirurgo che è stato carinissimo. Ho notato le mani e infatti glielo ho chiesto e lui mi ha ammesso che si era, con il laser, si era schiarito le macchie dovute soprattutto all'età, anche perché il chirurgo avrà avuto, non so, avrà avuto un 65 anni probabilmente, quindi aveva il dorso delle mani macchiato e mi ha fatto impressione, forse un po' troppo impressione, perché si vedeva che era una persona di una certa età, però aveva queste mani bellissime. Comunque, vi volevo dire questa cosa, quindi preveniamo, no? Che poi, boh, sembrava strano. Vi ricordate che io avevo fatto, che ce l'ho ancora qui, io la chiamo la macchina del tempo, dove c'era la mia foto nel booth, dove praticamente ti fanno vedere i danni che ha la tua pelle. Impressionante, aspetta, così.
Questi sono i prodotti che io preferisco, gli ingredienti che io preferisco, perché appunto ti permettono di stare all'esterno, di restare all'esterno senza dover riapplicare. Ovviamente se siete in spiaggia e siete lì distese per 3 ore, ovviamente cambia, il discorso cambia. Un altro prodotto di cui io avevo parlato in passato mi piace perché è un prodotto che può essere utilizzato nella zona occhi, è questo qui della Clinique, si vede? È il Super City Block ed è la protezione 40. Come ho detto, non ci sono abbastanza case cosmetiche che fanno creme per il contorno occhi con protezione. Per me è una cosa assolutamente logica, ma è per questo che io utilizzo sempre il mio correttore MAC che ha la protezione 35, lo Studio Finish, quindi da ricordare. Altro prodotto che io trovo molto comodo ed è per le labbra, per il contorno occhi, è questo sempre della Clinique con la protezione 30. Lo trovo comodo perché lo potete portare con voi dovunque e in caso di necessità metterlo sul viso. Per le labbra io vi dirò prodotti che appunto probabilmente non ci sono in Italia. Questo mi piace perché ha il coenzima Q10 ed ha la protezione 15 ed è il Deep Renewal della Blistex. Anche questi sono molto carini ed hanno la protezione 20. Comunque io so che tanti prodotti in Italia per le labbra dovrebbero avere la protezione. Fatemi dire una cosa, per tutte le persone che mi diranno che preferiscono i prodotti naturali. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che purtroppo ad oggi non ci sono prodotti naturali solari, ingredienti, una protezione solare naturale che sia efficace. Quindi almeno per la protezione solare optate per dei prodotti, soprattutto se dovete stare all'esterno per un periodo prolungato, optate dei prodotti artificiali, chiamiamoli, perché, lo ripeto, non ci sono sul mercato prodotti naturali che siano sullo stesso livello della protezione e dei prodotti come l'Helioplex, degli ingredienti come l'Helioplex e il Maxoril. Quindi se volete utilizzate tutto il resto, utilizzate una mousse naturale per pulirvi il viso, utilizzate un idratante naturale, però almeno per la protezione, fino a quando non ci saranno dei prodotti, che secondo me prima o poi arriveranno, dei prodotti naturali efficaci tanto quanto, mi raccomando, cercate di cercate di utilizzare una protezione efficace, che è la cosa più importante. In un altro video parlerò sicuramente degli autoabbronzanti, che è un altro tema hot. Comunque, ricordatevi di nuovo questo, allora, di tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, secondo me questo è il migliore in assoluto e se lo trovate su eBay io lo prenderei. Questo è quello che ho fatto vedere, che è il Neutrogena con protezione 30, retinolo e vitamina C. Tutto in uno, e la protezione è con Helioplex, che ho detto che è un ingrediente non fotosensibile, quindi vi permette di stare più a lungo esposta al sole senza doverlo riapplicare. Quindi mi raccomando, proteggete le mani quando state guidando, e io credo di aver detto tutto. Ciao! Questo cappello dovrebbe fare un po' Jennifer Lopez, ma non so perché mi sembra più un sombrero. Una cosa importante che volevo dire è che
A volte si vedono, mi viene chiesto, io ho il fondotinta con la protezione. Ricordatevi che ad esempio questo è il Color Stay, questa è la protezione 6, che per me è niente. Comunque, ricordatevi che il prodotto che alla fine utilizzate sul viso è talmente poco che secondo me è come se non valesse niente questa protezione. Ricordatevi, anche per il viso bisogna applicare una buona quantità di prodotto. E adesso io la metto, ad esempio, questo potrebbe essere applicato solamente sul viso, vedete? Cioè, quindi applicare un fondotinta che ha protezione, credo che sia più una trovata commerciale perché può aiutare, ma è un aiuto davvero minimo. E secondo me alla fine è più, mi devo togliere questa crema dalle mani, è più un danno perché molte persone si cullano del fatto che, ah vabbè, ma tanto ho la protezione 15, il mio fondotinta ha la protezione 15, quando non è vero, perché è una protezione talmente leggera e viene applicato talmente poco prodotto che non è valida. Comunque, quello che volevo dire, mi raccomando, ricordatevi che non è solamente per la bellezza della pelle, ma è principalmente per la salute della pelle. Mi raccomando, non dimentichiamoci melanoma, non dimentichiamoci che il tumore alla pelle uccide. Quindi ricordatevi della protezione. Io ci scherzo e metto il cappello e gli occhiali, però alla fine, credetemi, sono piccoli accorgimenti che fanno veramente la differenza. Sapete che la Neutrogena, che secondo me per ciò che riguarda protezione solare, è una delle migliori in assoluto. La Neutrogena, proprio l'altro giorno sono andata a Target e ho visto, non avevo mai visto una protezione così alta, 110, 110, mai, mai vista una protezione così alta. Finito, bacio, ciao!